Allora, buongiorno a tutti. Grazie intanto dell'invito. Sono Leo Tripi, sono l'attuale coordinatore della consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, quindi non sono un dirigente, ma sono un professionista. Più esattamente sono un chimico che da sempre si occupa di sicurezza sul lavoro, perlomeno da quando sono in INAIL, cioè da quasi 30 anni. Quindi anche formazione, sono anche RSPP, per cui alcune cose che il dottor Canciani ha detto le condivido perfettamente, le ho anche vissute partecipando a corsi di formazione, partecipando come docente, eccetera, eccetera. Cosa può fare l'INAIL riguardo, diciamo, la nuova formazione? La chiamo nuova formazione perché comunque qualcosa di nuovo alla fine dovrà venire fuori dall'accordo Stato-Regione introdotto col decreto 215. Allora, l'INAIL si è sempre occupata di formazione perché chiaramente la formazione è alla base della prevenzione infortuni. Quindi, oltre agli incentivi diretti date alle imprese sotto forma di sostituzione di macchine, acquisto di nuove macchine, sconti sull'oscillazione del tasso e quant'altro, la formazione sicuramente occupa uno spazio importante per poter intervenire direttamente sulla riduzione, diciamo, degli infortuni. Quindi, dalla nascita del decreto 38 del 2000, l'INAIL, diciamo, si è sempre occupato di formazione. Come? Facendo dei corsi a una struttura centrale intanto che si occupa di formazione con professionisti diciamo di diversa provenienza, ove ci sono dentro chiaramente anche i colleghi acquisiti dell'ex ISPESR dell'attuale ricerca, ci sono i professionisti di Contarp, c'è la struttura centrale, la direzione centrale a formazione. Quindi è un pool, diciamo, di professionisti della formazione che organizza, come sapete bene, corsi, collabora con le istituzioni, quindi con l'università, con l'ispettorato del lavoro, con, diciamo, con i privati, e quindi sono tutte cose che conoscete benissimo. Collabora quindi per fare corsi di formazione, incentiva la formazione. Mi vengono in mente praticamente i bandi centrali di formazione, il primo del 2013, l'altro del 2021. Quello del 2016 già prendeva in considerazione alcuni aspetti che diceva prima il dottor Canciani. Per esempio, c'era un asse indirizzato alla formazione dei datori di lavoro di aziende familiari o di autonomi, sostanzialmente. Non so se siete a conoscenza di questi bandi, erano bandi del 2016, chiaramente dove prevedevano come soggetti formatori tutti quelli che praticamente sono contemplati negli accordi Stato-Regioni, quindi associazioni datoriali, sindacati, patronati, università e quant'altro. Poi praticamente c'erano alcuni rischi specifici da prendere presi in considerazione, tipo lavori in ambiente confinato, soprattutto rivolte ad aziende che di manutenzione esterna, quindi a rischi specifici. Poi c'era un altro asse di finanziamento che riguardava praticamente lo stress lavoro correlato, cose di questo tipo. L'ultimo, invece, quello del 2021, era indirizzato espressamente al reinserimento lavorativo di interesse specifico per l'INAIL, perché sulla base della circolare del 2017, praticamente l'INAIL adesso si occupa anche del reinserimento lavorativo, cioè gli infortunati che attraverso il loro datore di lavoro chiedono l'adeguamento alla postazione di lavoro, la formazione per, diciamo, eventuale nuova mansione, cose di questo tipo. L'INAIL quindi crede molto nella formazione. Ah, dimenticavo, c'è stato all'inizio quando sono nati gli incentivi alle imprese
cioè i famosi, conosciuti ormai con la sigla ISI. Nel 2010 era previsto un asse specifico riguardante la formazione. Chiaramente però in quel caso poi non è stato più ripetuto perché i soldi andavano direttamente ai datori di lavoro che presentavano dei progetti. Difficile risultava probabilmente il controllo su come praticamente i soldi venivano spesi. Chiaramente quando hai a che fare con migliaia di datori di lavoro che ti presentano, non riesci più a controllare chiaramente come quei soldi vengono spesi. Tu dai i soldi sulla base di un progetto che viene presentato, sulla base poi di fatture, di note spese che ti vengono prodotte, però non hai la possibilità di andare a fare un controllo specifico su come viene erogata, diciamo, la formazione. Tutto quello che ha detto prima il dottor Canciani è praticamente quasi tutto condivisibile, a cominciare dal discorso della formazione che andrebbe prevista nelle scuole. Penso che questa sia una cosa fattibile. Ricordo che forse 2 anni fa è stato introdotto negli istituti di formazione superiore come materia di studio non curriculare l'educazione civica, al pari, secondo me, perché non poter introdurre, diciamo, anche il discorso legato alla sicurezza sul lavoro? Secondo me è una cosa fattibile, perché non essendo curriculare, chiaramente, trasversalmente, facile da gestire, lo puoi fare attraverso progetti, attraverso, diciamo, argomenti specifici, invitando praticamente professionisti esterni della prevenzione, eccetera, eccetera. Per cui secondo me è una cosa fattibile. Poi, cos'altro? Ah, per quanto riguarda praticamente la bontà, diciamo, della formazione erogata, l'INE in effetti già da tempo chiede, quando le aziende praticamente fanno istanza di riduzione del tasso, ci sono degli interventi specifici all'interno del modulo di domanda che riguardano la formazione. È già da tempo, da almeno 7-8 anni, chiediamo che venga provata l'efficacia della formazione erogata. Chiaramente gli strumenti a disposizione non sono granché, anche in questo caso noi la verifica la possiamo fare attraverso prove documentali che ci vengono prodotte dalle aziende. Potrebbero essere test di verifica ripetuti dopo praticamente la prima verifica, potrebbe essere l'osservazione, diciamo, diretta del lavoratore che va ad operare sulle macchine, se è una formazione specifica sulle macchine, potrebbe essere la verifica dell'utilizzo corretto dei DPI, cose di questo tipo. Per cui diciamo che l'INAIL in qualche modo chiaramente è una cosa che andrebbe approfondita attraverso probabilmente creando degli indicatori specifici per vedere come se la formazione che sto erogando è efficace o meno, quali sono i punti di caduta, eccetera, eccetera. E che debba essere comunque anche quello, uno strumento per migliorare la qualità della formazione erogata, secondo me. Poi cos'altro si può aggiungere? L'INAIL sicuramente una volta pubblicati gli accordi Stato-Regione, penso che debba intervenire, che interverrà magari con bandi specifici riguardanti proprio la formazione. Chiaramente allo stato attuale potrebbe essere soltanto una cosa che c'è in prospettiva, però se non prima c'è l'accordo Stato-Regione con i suoi contenuti, con i soggetti formatori chi saranno i docenti, che formazione dovranno avere i docenti, la formazione specifica del datore di lavoro come va erogata, giustamente andrebbe erogata in azienda. I preposti che devono avere una formazione specifica e che già è previsto che dopo 2 anni devono avere un aggiornamento, e dove c'è scritto espressamente che la formazione deve essere fatta in azienda. Ecco, una volta avute, diciamo, tutte le informazioni necessarie dall'accordo stagionale, penso che l'INAIL creerà degli appositi bandi
di formazione collaborerà comunque con diciamo, gli altri soggetti della formazione, proporrà dei propri corsi di formazione. Attualmente ce ne sono già, chiaramente non adeguati alla nuova normativa, però l'INAIL ha dei pacchetti formativi per dirigenti, per datori di lavoro, per preposti, per RSPP e quant'altro. Cosa altro dire, quindi? Tutto condivisibile, speriamo che le proposte in qualche modo, in parte, vengano prese in considerazione e niente, speriamo di poter praticamente lavorare su queste cose qua, avendo una linea guida ben precisa. Io non avevo preparato niente di scritto, se avete delle domande da fare. Grazie, grazie dottor Leo Trippi.